Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora, nel scorso episodio ragazzi vi ho fatto vedere come craftare e come funzionava l'escavator, quello più, diciamo, più potente. Abbiamo scavato un pochettino, abbiamo raccolto un bel po' di risorse, non sono abbastanza perché comunque di coal incominciamo a averne due stack. Però ragazzi il coal è pochissimo e ce ne serve un'infinità. Abbiamo due stack, però ragazzi ce ne serve tantissimo di coal perché lo utilizziamo tanto. Allora, oggi cosa facciamo in questo video? Bene, andremo a tamare degli altri esseri che inseriremo all'interno del nostro cortile. Quindi andiamo dove c'è la dov'è che eravamo andati l'ultima volta che abbiamo visto che ce n'erano. Possiamo provare ad andare giù di qua. Allora, ho già intravisto qualcosa che ci può servire. Noi dobbiamo utilizzare questa nostra campanella per tamare il nostro bestiolino, che è esattamente uno e questo qua. Perfetto, allora ce l'ho fatta, proviamo a vedere se perfetto ragazzi, perfetto. Allora, questo vuole la zuppa al pane, vuole questo. Vediamo un attimino. Allora, prima di tutto intanto dobbiamo andare a posare lui a casa, quindi facciamo che fare così. Allora, diamogli un nome. Allora, lui sarebbe, cosa sarebbe lui? Che animale sarebbe? Lui che animale sarebbe? Un leafi, leafi si chiama, che nome stupido, un leafi. Facciamo così, diamolo, vedi, leafi, diamogli un nome e Dentino. Dentino. Lui si chiamerà Dentino. Ok, adesso dobbiamo fare in questa maniera però. Togliamo questo, scaviamo qua e andiamo su. E lui ci seguirà. Vediamo. Perfetto.
Adesso ragazzi dobbiamo andare verso casa però. Devo solo capire dove è casa nostra. Ah, è là. Dai, andiamo. Dentino, pistolino. Vengi, vengi dentino pistolino, vengi. Dentino pistolino. O pistolino dentino. Dove sei? Dentino? Dentino? Dai. Dentozzo? Ozzo, ozzo? Perfetto, allora adesso per fare una bella cosa ragazzi dobbiamo andare a vedere di fargli sto cacchio di panino che non so come cacchio si fa. Perfetto, chiudiamo. Allora lui gli mettiamo giallino. E l'altro pistolino dov'è? Non lo so. Quando lo becchiamo, lo beccheremo. Dove? Ah, sei qui. Ok. Allora, tu facciamo così. Sì, ok. Stay. E vado subito a vedere un attimino. Io non ho capito perché. Quello lì vuole un guanto e io quel guanto non so come si fa, perché non è il guanto normale. E l'altro uguale, quindi non ho capito. Allora, il cibo dobbiamo prendere il pane, poi ci servono gli ingredienti, quindi dobbiamo provare ad andare qui. Questo e possiamo provare con questo volendo. Sì, credo che sia così. Questa è la stalattite, che cazzo ci fa lì dentro non lo so, via. Proviamo, dobbiamo andare via. Se possiamo. Ah no, ci serve anche il liquido. I liquidi sono qua. Ci serve l'acqua. Perfetto. Allora, andiamo a vedere. Allora, questo ci serve, il pane. Poi ci serve la verdura, è un ingrediente, possiamo mettere un così e me ne crafta due, ok? Adesso proviamo a mettergli al posto di quello, gli mettiamo questo e me ne crafta altri due. Allora, questa zuppa dobbiamo mettere il liquido, poi mettiamo il vegetale e l'ingrediente. Ok, quello lì no, ne abbiamo solo due. Quindi ce ne servono tre. E se noi mettiamo i funghi, io credo che sia quella giusta. E ne facciamo due. Ok, perfetto. Io credo che questa torta qua come si fa? Ci servirebbe anche il grano. Ok, andiamo un attimo dal nostro pistolino e andiamo a vedere. Se noi gli diamo la zuppa cosa fa? Ok? Allora lui vorrebbe la zuppa. La zuppa. Dove è finita la zuppa? Io ce l'ho qua, no? Ma scusa, che cazzo è successo?
Se io ho fatto la roba e non me l'ha data, mi incacchio. Ah, ok, se non la prendo però sono un pirla, ragazzi, scusatemi, ma ho dato i numeri, sono stupido. Scusate. Allora, proviamo a dargli la zuppa. Perfetto. Ok. E in più vuole un panino. No, lui vuole questo. Non so come si fa. Questo? No? Allora, andiamo a vedere un attimino come si fa sto panino lì, perché non lo so, ragazzi. Non lo so. Allora, per fare quel panino lì, non so come si fa. Allora, questo qua serve pane. E me ne servono due, devo andare a prendere per forza il grano. Ok, allora, dobbiamo mettere qua, fare il pane, quindi dobbiamo mettere il liquido e dobbiamo mettere il grano. Ok, e il pane c'è. Adesso, ho fatto una cagata perché voglio andare a prendere dell'altra roba per vedere un po' come si fa sto panino. Perché, ragazzi, più roba prendiamo e più il panino viene diverso. Ok, possiamo provare questo. Ingredienti non è che abbiamo tantissima roba da poter provare. Proviamo a utilizzare anche questi, vediamo un attimino quanti. Proviamo a utilizzare anche questo, che magari è un ingrediente. Vediamo. Andiamo a vedere e vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, panino. Panino abbiamo da mettergli. Il pane. Poi il vegetale, che è quello, e ci siamo. Adesso proviamo a mettergli questo. No. Questo. No. Non so come viene fuori. Ragazzi, non so. Non lo so, il pesce non me lo dà, quindi non so neanche io come. La zuppa. Se noi mettiamo il liquido e gli mettiamo il vegetale, poi gli mettiamo questo fungo qua. Viene così, con questo viene così e con questo mercoledì viene uguale. Se noi gli mettiamo questo viene diversa, però ne abbiamo solo due. E ragazzi, io quello lì non mi ricordo come si fa ad averlo, devo provare a guardare. Forse ho capito, forse ho capito. Ok. Sì. Andiamo dal Pirlozzo e andiamo a dargli un'altra zuppa. Mai rotto. Questo, ragazzi, non ho capito perché
di panini ne abbiamo, però lui non li mangia. Il sandwich, però il sandwich non abbiamo altri frutti. Dobbiamo poi vedere di fare l'orto, ragazzi, da qualche parte. Vediamo un attimino dove farlo, perché possiamo magari farlo anche di qua, fare un bell'orto magari qui o qui o magari qui, vediamo, magari fare un bell'orto qui volendo. Adesso vediamo. Allora, un'altra bella cosuccia. Adesso noi abbiamo questo, facciamolo girare un po'. Diamogli ancora qualcosa. Qua ci siamo. Pet status, ok. Così lui gira tranquillamente. Lui gira tranquillamente e noi andiamo a fare un altro girozzo. Mezzanotte, sì, facciamo un giro, andiamo a cercare qualcos'altro da tamare. Purtroppo adesso è anche notte, quindi si vedrà molto poco. Io, come sempre, ragazzi, non Come sempre, ragazzi, volevo dire, faccio sempre tutto di notte, non si vede mai un cacchio. Quindi possiamo andare a vedere. Vieni qua, faccia di cacca. No, 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 non scappare. Che ti devo massacrare, ok. E l'abbiamo preso. Perfetto. Dobbiamo aspettare, ragazzi, che si faccia chiaro, perché se no noi qui non lo possiamo cucare. Allora, o proviamo a cuccare quel bestiolino là piccolo, che non so cosa ci può dare, in cambio. Ah no, questo è il pirlotto, quindi niente. Non è, è un pixie, quindi niente. Qui c'è una cassa. Molto bene. Allora, questo qua invece lo chiameremo pistolino blu. Seguitemi. Però non vedo niente. Dobbiamo andare di là, che è verso di là, è verso casa. Ok, ci sei? Sì.
come potete vedere, ragazzi, che ho ucciso anche l'altro, no? Ci sei? Sì, ci sei. Oh, ne ho uccisi due. Andiamo giù di qui. Vediamo se lui attraversa o se rimane lì. Speriamo che attraversa, perché... Vediamo. Ci sei? Ci sei! C'è, perfetto. Andiamo a vedere. Perfetto, siamo quasi a casa. Questo è un altro che volevo prendere e che adesso andremo a vedere un pochettino che cosa gli possiamo dare da mangiare. Anzi, possiamo anche guardare subito. Allora, come potete vedere, lui gli possiamo dare questo. Perfetto. Mangia anche quello, non è un grosso problema. Quindi panini li possiamo dare, venghino, venghino, signori, venghino. E anche questo l'abbiamo tamato, quindi andiamo dentro, venghino. Bravo, pistolino blu. Ok, perfetto. Andiamo a fare Wonder e lui girerà per fatti suoi. Non c'è. Non ci sta. Mi sembra strano, cazzo, ma è possibile? Funghetti rossi. Ok. E non riesco a capire perché non mi dà... Mi dovrebbe droppare della roba. Quando gli do da mangiare, lui mi dovrebbe droppare della roba. E non ho capito... Perché non me la droppa? Io ho la sensazione, ragazzi, che il nostro pirlozzo è morto, perché non lo vedo più. Il nostro pistiolino. È andato a murettare. A meno che non sia dentro. Proviamo a vedere dentro qua. Qua non c'è sicuro. O è andato qua su, fatemi vedere. No, è chiuso, quindi niente. Allora è andato giù. Altrimenti, ragazzi, o è sparito o l'hanno ammazzato. Bastardi. Niente, non c'è. Probabilmente è morto, ragazzi. Non so come può essere successo, ma... Purtroppo può essere morto il nostro caro amico, quindi non c'è da nessuna parte, quindi per forza dovrà essere morto, perché non c'è, quindi niente. Allora ragazzi, vediamo un attimino cosa riusciamo a fare, se riusciamo ad andare, visto che è giorno, andare a cercare degli altri bestiolini, almeno che non posso tenerne più di tanti. Mi sembra strano, ragazzi. Proviamo a andare a prenderne un altro. Vediamo un attimino come cosa possiamo prendere. Volevo prendere, se troviamo, uno di quelli rossi, di questi qua. Perché magari danno sempre le stesse cose, però come regola loro dovrebbero, ogni volta che mangiano qualcosa, ti dovrebbero droppare... della roba, cioè ti dovrebbero droppare, eccolo qua,
Ok, e questo lo chiamiamo lo chiamiamo Piddu, perché è piccolino, lo chiamiamo Piddu. E gli diamo da mangià un panozzo. Panchete! E voilà. Mamma mia, ok, caro amico, ti scrivo. Vieni, seguimi e andiamoci. E ti porto a casetta. Andiamo. Tu mi segui? Vero? Sì che mi segui. Ok, questi ragazzi sono abbastanza facili da tamare perché sono piccolini. Se ti colpiscono non ti fanno un gran male. Il problema è che se ti colpisce qualche altro bestiaccio, te lo metto dentro pistolino. Tipo ad esempio già i Miru sono già un po' più difficilini da cuccare. Proviamo a vedere adesso se questo no, ci sono tutti. Allora quell'altro ragazzi secondo me è morto, perché non può essere che non c'è da nessuna parte, eh. Quell'altro è morto. Il problema è che porca di quella miseria, aveva la roba e almeno poteva farmi droppare la roba, ecco. Invece o l'ho massacrato per sbaglio, ma mi sembra strano. Perché non mi non, di solito guardo se sono loro, si vedono quando sono loro. E non lo vedo, non c'è, quindi non lo so. Se non è dentro in acqua da qualche parte, ma non ci credo poco. Perché chissà se posso farlo coi pesci. Non ho mai provato, ragazzi, col pesce. Non lo posso fare. Si vede che il pesce, essendo che è una nuova creatura, non si può fare. Quindi niente. Qua ci siamo. Niente, ragazzi, non lo trovo quello là e boh, finita lì. Mi sa che è morto. Allora, abbiamo visto che adesso questi qui, tipo ad esempio questo, ecco, un altro. Pet status e viene fuori questo guantino. Io non ho capito perché viene fuori questo cazzo di guantino. Anche a questo, a tutti, viene fuori il guantino. Vedete? Questo non ho capito perché. Quindi ragazzi, niente, proverò a indagare e vedere un attimino. Intanto, ragazzi, facciamo una bella cosa. Io vi saluto qua. Come sempre, mi raccomando, ragazzi, tanti bei pollicioni in su sotto i miei video e condividete, ok? E grazie di tutto quello che state facendo. Bene, ragazzi, io vi saluto. Come sempre, un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.